questo abbiamo lavorato e stiamo lavorando intensamente in questo momento di grande crisi per cercare di elaborare alcune proposte. Noi fra qualche giorno saremo a Cortona proprio per una 3 giorni di studio, dove affronteremo un po' i temi e cercheremo di focalizzare la proposta delle ACLI intorno a 3 grandi filoni: il tema della democrazia, quindi la riforma elettorale, la riforma dei partiti, il tema di un welfare rinnovato, la riforma del modello di welfare in questo paese in un momento in cui di grande crisi le famiglie hanno bisogno, di essere aiutate, supportate, accompagnate. E poi c'è il grande tema del lavoro, che è la grande sfida nella quale sia per i giovani che per i meno giovani diventa una questione di rimetti. Questo è il programma, la piattaforma sul quale stiamo elaborando delle proposte concrete, nel quale crediamo che oggi il futuro di questo nostro paese passi attraverso questi grandi filoni, questo grande impegno. Quindi lavoreremo su questo e rifletteremo su questo e faremo anche delle proposte concrete, alcune idee fondamentali che riteniamo importanti per uscire da questo momento di crisi. Quindi sarà una 3 giorni significativa, e dove individueremo e lavoreremo la nostra linea dei prossimi anni. Sul lavoro sicuramente stiamo lavorando sul tema del lavoro ai giovani, quindi il rilancio di un nuovo piano industriale che preveda per i giovani delle opportunità. Non dobbiamo dimenticare che ci sono anche la fascia dei 45 e 50 anni oggi che sono espulsi dal mondo del lavoro e non ritroveranno un nuovo lavoro e non potranno andare in pensione, e quindi dobbiamo elaborare su questo le proposte, come mantenere all'interno del processo produttivo queste figure. C'è la questione di un re-welfare che oggi non può essere che riformato e rivisto. Rilanceremo il tema, la nostra proposta del reddito di inclusione sociale, che il governo sta in questi giorni elaborando, sul quale abbiamo fatto delle proposte concrete, e abbiamo la proposta di una nuova riforma elettorale che consenta soprattutto ai cittadini la scelta e quindi l'individuazione di chi deve governare questo paese, ma al tempo stesso restituisca anche una rappresentanza oggi, in un momento in cui un sistema bipolare in realtà non lo è. E dall'altra parte il fatto che la democrazia ha bisogno di partiti. Noi crediamo che ancora la democrazia in questo partito si fondi sui partiti, ma questi partiti hanno bisogno di essere anche qui riformati, quindi una nuova legge sui partiti che dia più trasparenza sulle finanze, ma dia anche democrazia, per cui anche la scelta dei propri dirigenti va fatta attraverso i processi democratici. C'è un tema forte sulla formazione professionale, anche su questo noi siamo impegnati in una proposta che rilanci il tema della formazione, perché attraverso la formazione oggi possiamo ridare opportunità di lavoro. È chiaro che su questo i governi, le regioni devono reinvestire, deve diventare una scelta politica. Credo che questo è uno degli snodi fondamentali anche per dare quelle risposte che dicevo sul tema del lavoro, sia per i giovani ma anche per i meno giovani. Per supportare la famiglia bisogna reinvestire, ritornare a produrre e a dare opportunità di lavoro. Questo sarà fondamentale. L'uscita dalla crisi la potremo ottenere solo se noi restituiamo la possibilità di lavorare, perché il processo del lavoro è un processo virtuoso che ridistribuisce ricchezze, rimette in circuito le ricchezze, si crea un processo, come dicevo, virtuoso, e quindi sarà fondamentale questo, il rilancio del lavoro. Qualche timido segnale c'è, è soltanto timido, ecco, ci aspettiamo che possa essere un po' più dirompente, ci aspettiamo che questo governo Letta, che speriamo che duri proprio perché le risposte per lui sono più importanti oggi di altre questioni, ci auguriamo proprio che questo governo possa continuare a rafforzare un po' questa linea. Qualche timido segnale c'è, però non bisogna interrompere qualche timido segnale. Quindi dobbiamo essere speranzosi e lavorare perché questi processi poi si realizzino. Come un grande Papa che sta dimostrando a tutti quanti noi che essere una chiesa di popolo deve stare in mezzo alla gente, tra la gente, e condividere con loro i problemi. Ed è questo anche il modello a cui noi ci ispiriamo, perché la nostra è un'associazione popolare, ispirazione cristiana, e più che mai questo Papa per noi è un grande esempio, un grande maestro, un grande testimone. Prima si è parlato di giovani attaccati a internet, più che ai valori, ma dove sono gli esempi che questi giovani dovrebbero prendere oggi? Sono la nostra responsabilità. Abbiamo questa responsabilità. Non tengono le loro responsabilità, dobbiamo tutti avere questa responsabilità oggi. Non possiamo pensare di delegare agli altri, pensare che prima siano gli altri. Oggi in questo convegno abbiamo capito che noi oggi siamo protagonisti, dobbiamo essere protagonisti e responsabili. Quindi
non pensiamo che siano gli altri che risolvono questo problema. La guerra in Siria è una provocazione, noi siamo assolutamente contrari su questo, abbiamo espresso un parere fortemente contrario, siamo convinti, come ci ha insegnato Papa Francesco, che con le armi non si risolve, ma soltanto col dialogo, e lui sta dimostrando che il dialogo è possibile. Ci auguriamo che anche la politica internazionale accolga questo.